Dunque, Alberti Gerlando, lei è imputato dei reati di quegli articoli 416, 416 bis, 71 e 75 della legge numero 685 del 1975. Ha reso un interrogatorio, mi pare, o due interrogatori in istruttorio. Sì, in alcuni non ha risposto. Glielo leggiamo? La lettura dell'interrogatorio reso il 29 settembre 1982 presso l'ospedale giudiziario e psichiatrico di Reggio Emilia al giudice istruttore di Palermo da Alberti Gerlando. Contestati i reati di cui al mandato di cattura, risponde, anzi si dà atto che l'imputato, reso edotto dei reati contestatigli, dichiara quanto segue. Mi hanno portato qua senza che io avessi niente. Tutta la notte ho avuto delle radiazioni nucleari ed ho un apparecchio fissato dietro la nuca. Trattasi di un apparecchio che trasmette tutto il giorno e la notte. Io combatto continuamente contro mostri di ogni tipo. Questo apparecchio trasmette voci che non si fanno capire. Questo apparecchio trasmette minacce, parole ingiuriose ed altre frasi che non capisco. Non so chi sia lei, si dà atto che all'imputato viene chiarito il motivo della presenza dell'ufficio e lo stesso risponde. Comprendo e non comprendo perché queste radiazioni continue mi impediscono di riflettere. Si dà atto che l'imputato testualmente dice al riguardo, mi offuscano il cervello. Domanda, signor Alberti, lei è mai stato a Cefalù? Risposta, tutti i ponti, tutte le strade, tutti i passaggi a livello mi impediscono. Letto, confermato e non sottoscritto perché l'imputato dice che non gli serve firmare. Ci sono altri interrogatori, altri tentativi di interrogatorio nel corso dei quali non si è rifiutato di rispondere. Quindi sostanzialmente è questo. Lei ha sofferto di disturbi nervosi? Sì. Adesso si sente meglio? Sì, sto meglio. Insomma, lei ha sentito di quali reati lei viene imputato? Sì. Come si dichiara, innocente? Io mi protesto innocente perché non l'ho commesso. Non li ha commessi. Senta, lei si ricorda di essere stato fermato a Milano nel 17 giugno del 1970 con altre persone, tra cui certi ad Alberto Barbieri e Renato Martinez Caruso, che poi furono identificati come Tommaso Buscetta e Salvatore Greco, detto Cicchiteddo o Ciacchiteddo, o giù di lì, nel 1970. Sì, sono stato fermato dalla polizia. Ed era con queste persone? Sì, eravamo cinque nella macchina. Sì, e anche Gaetano Badalamenti. Sì. E Giuseppe Calderone. Sì. C'era pure Tommaso Buscetta, no? Sì, ma già mi hanno giudicato a me per questo fatto. No, io le stavo domandando così come... Sì, perché Buscetta mi pare che dica che lei non c'era in quell'occasione. Che non c'era Buscetta. Sì. No, io ero alla guida della macchina. Vabbè. Sì. E mi hanno telefonato che si trovavano vicino all'aeroporto di Milano, se li potevo andare a prendere. E c'era pure Buscetta. Sì. Quindi non è vero quello che ha detto Buscetta, che lui non c'era, che lui non c'era. Buscetta nega di essere stato insieme con queste persone. No, eravamo tutti e cinque assieme. Infatti Badalamenti si aveva allontanato dal soggiorno obbligato e poi ci hanno dato la contraventura, non so. Lei ha avuto parecchi processi per associazione per delinquere? Sì. Sì.
Lei andava all'aeroporto a prendere chi? Ci vuole raccontare questo fatto allora? Io, siccome avevo un negozio di biancheria all'ingrosso a Milano, di biancheria per corredi, sì. E allora c'era Calderone che era mio cliente. Giorni prima era venuto da me, vabbè. Il giorno quando fu che noi altri siamo fermati con la macchina, mi ha telefonato nel negozio e mi disse se mi poteva recare in una via che era vicino all'aeroporto, la seconda traversa per andare a Linate, vabbè. Sono andato là e ho trovato Badalamenti, Buscetta, Calderone e Greco, Salvatore. Vabbè, mi disse che li doveva accompagnare, siccome io ero pratico di Milano, li doveva accompagnare in un posto per andare a mangiare. E chi era arrivato con l'aereo? Come? Chi era arrivato con l'aereo? No, non erano con l'aereo, erano in una strada vicino. No, ma lei era andato all'aeroporto, mi pare che aveva... No, per andare verso l'aeroporto. Ah, per andare verso l'aeroporto. Sì, era l'abitazione dove si trovavano loro. Ed era vicino la via dove stava i fidanzati, questo... Come? Questo posto dove siete stati fermati, era vicino alla via dove abitava Gaetano Fidanzati? No, per niente, sto parlando io dell'aeroporto. Era stato controllato il punto. Sì, dove fu controllato? Sì. Dove siete stati fermati? Proprio la prima traversa che c'è di dove ci siamo spostati, verso vicino l'aeroporto. Ah, era vicino l'aeroporto? Sì, vicino l'aeroporto. Ma lei sa da dove provenivano queste persone? Ma erano all'estero, hanno venuto più di una volta, perché sapendo che io avevo il negozio là. Erano venuti pure nel 1979, vabbè, e si facevano vedere dal negozio mio. L'ultima volta che sono venuti nel 70, dopo che siamo andati a mangiare al ristorante, loro mi dissero che dovevano partire per andare in Sicilia. Va bene, infatti loro non erano tante pratiche per andare in Sicilia. E io stesso con la mia macchina, va bene, e loro con un'altra macchina, cioè vuol dire era il Calderone, il Buscetta e il Greco se ne sono andate con la macchina. Io l'ho accompagnata al svincolo della motosciata, va bene, e poi me ne sono ritornato. Tutte queste persone lei da quanto tempo le conosceva? Li conoscevo di prima. Cioè? Al Calderone lo conoscevo di prima, perché era cliente mio. Il Calderone? Sì. Il Buscetta? L'ho conosciuto in quelle occasioni. Per la prima volta in quell'occasione? Sì, era stato coimputato in un processo assieme a me, ma come persona non lo conosceva. Dopo l'ho conosciuto. E Gaetano Badalamenti? Come? Gaetano Badalamenti? Pure in quell'occasione. E il Salvatore Greco? L'ho conosciuto pure in quell'occasione. Pure in quell'occasione? Sì. Quindi lei conosceva soltanto il Calderone? Il Calderone, sì. Senta, questo cittadino siriano, Francesco Scaglione, che era nell'argomento, lo conosceva Francesco Scaglione? Francesco Scaglione, lei lo... Francesco? Scaglione. Di Milano? No, Francesco Scaglione, dico, l'ha conosciuto lei? Di Milano, è il padrone della macchina, che mi aveva prestato la macchina a me. Sì. Senta, c'è un certo cittadino siriano che si chiama Awad Ahmed Aziz, che ha detto di essersi recato nel 1979 in Sicilia insieme con un altro cittadino forse siriano che si chiama Hashim, e di avere incontrato in una villa vicino Palermo una persona tarchiata dall'apparente età di 50 anni con pochi capelli e con occhiali, che ha riconosciuto in fotografia essere lei e che lei avrebbe consegnato alla Shim un cospicuo numero di assegni che dovevano essere il corrispettivo di una partita di droga. È vero questo? No, per niente vero. Questa è stata una ricostruzione nel processo che mi hanno condannato. Hanno fatto affacciare questo pentito che era un siriano, va bene, e ci hanno fatto dire tutto quello che è stato un commissario che l'ha manovrato, perché lo dice lui negli atti. Io non ho presenziato in tutti i miei processi, vabbè, ma io sono stato condannato in due processi innocenti.
uno per omicidio e un altro per rogo. Mentre mi trovavo in carcere, isolato, inquisito, va bene, sono stato condannato per un omicidio. Questo è tutto per quanto riguarda questo seriale. Mai visto e mai conosciuto. Ma lei c'ha un soprannome? Sì, Paccarè. Paccarè, sì. È detto Paccarè. Sì. Perché questo, c'è un certo Pastura, Alfredo Pastura. Pastura. Alfonso? L'ordinanza è chiamato Alfredo, può darsi che sia sbagliato, nonno. Sì, comunque un certo Pastura ha detto che un tale Messina, che era suo correo, gli aveva promesso di metterlo a contatto a Palermo con persone che spacciavano droga e precisamente con membri della famiglia Ciulla, operanti in Milano, che erano collegati in posizione subalterna a lei, cioè a Paccarè, diceva. Dico meglio, hanno dichiarato anche che un suo compagno di detenzione, Paolo Aprile, si riforniva di eroina dai componenti della famiglia Ciulla, operante in Milano, i quali erano collegati in posizione subalterna a Paccarè. Ma io sconosco questi Ciulla. Non conosce i Ciulla? No. Sconosco. Ma poi vede, a Milano la chiamata Paccarè o Alberti, in tutte le sentenze che ci sono state fatte oppure tutte quelle che sono state promosse per il soggiorno obbligato, tutte le motivazioni delle sentenze che fanno i magistrati di Milano, va bene, non fanno altro che mettono avuto contatti con Alberti. E non è vero questo. Ma per niente vero. E che come una specie di... Ma non lo so che sia, va bene, forse... di cosa forse ricorrente così. È una cosa così facile, va bene, per motivare le sentenze. Ma penso che da qualche punto le prenderanno. Ma punti perché forse magari mi hanno visto in televisione i processi che ho passato e allora si trova facile giustamente motivare tutte le sentenze e proporre le persone che dice hanno contatto con me. Questo. Poi che il certo Stefano Calzetta, facendo un accenno anche ad Antonino Verdi. Ha riferito che questo Vernengo, inteso Nino Dutturi, era inteso Nino Dutturi perché si era impadronito della tecnica di raffinazione dell'eroina insegnategli dai chimici francesi coinvolti nella raffineria di Gerlando Alberti scoperta a Sant'Onofrio. Ma quale raffineria di Alberti? Se prendiamo tutte le perizie, va bene, di Sant'Onofrio, sono tutte negative. Alberti non aveva né raffineria, né droga, né niente. Come non è stato trovato niente? E ci sono le perizie, gli atti che parlano del processo, non è che dice... se vuole il presidente può richiamare gli atti, va bene, vedi che non c'è né un grammo di droga né niente, non esiste completamente niente. Poi ci sono altre indicazioni nei suoi confronti da parte di diverse persone, Melluso, Salvatore Maltese, che sono di carattere generico, comunque che la indicano come un esponente di mafioso che è dedito a questo traffico di droga. Senti, non mi fa meraviglia se lo dicono i pentiti. Oggigiorno, va bene, non fa più meraviglia. Perché, scusi, nei carceri che si gira, va bene, quando si parla, dice Alberti, Paccarè, questo e quello, allora ci viene facile un pentito a dire tutto quello che vuole. Ma anche lei nega di fare parte dell'associazione mafiosa? Ma io non ho fatto mai parte. Sono stato soltanto un pregiudicato, che sono stato in carcere. Per questo la polizia mi mette giustamente che sono un mafioso. Ma se uno che è stato in carcere è mafioso, allora sono mafioso. Va bene, ma io sconosco di avere partecipato in qualsiasi associazione. Ma il Buscetta, che pure ha parlato di lei in termini amichevoli, direi, insomma. Se ma si può... che cosa può dire Buscetta di me? Dice che lei Buscetta era... può dire solo che ha ricevuto cortesie di me e niente altro. E questo, non so se lo dica precisamente, dice comunque che per lui era un buon amico. Però le dice anche che lei sarebbe stato... appartenente a Cosa Nostra, all'organizzazione mafiosa. No, niente vero, è fantasia tutta del Buscetta questo.
Anche Contorno ha parlato di lei. Ma chi lo conosce questo Contorno? Senta, Tasso Gabriella la conosce? Come? Tasso Gabriella. No, no. Gli uffici della DATRA a Milano c'è mai stato? Ma non... Abbiamo agli atti delle dichiarazioni? Di Ferri Luciano, che lavorava presso la DATRA, DATRA SRL, con sede in Milano, via Larga numero 16. Fra le altre cose dice, ricordo inoltre che in via Larga 16, quando lavoravo presso la società Eurolatte di Pergola Pasquale, vidi una persona che dai giornali successivamente riconobbe per Gerlando Alberti di Palermo. Quindi questa persona afferma che lei frequentava questi locali. Ma locale di che cosa? Di questa società DATRA, è una società che importava, esportava. Sono uffici, sono. Latte, caseifici. Uffici. Ma in quale periodo? Questo risale intorno al 69-70. 69-70? Niente, è difficile, io a Milano stavo, abitavo a Milano, va bene. E quindi non lo esclude questo fatto? Ma non so, che abbia potuto essere in questo ufficio, non lo escludo. Se è ufficio, non so che... Questi locali erano frequentati inoltre dai fratelli fidanzati, da... Ugo Martello e altre persone. Fratelli Bono. Lei conosce queste persone? Conosco il fidanzato perché ha avuto un processo assieme a me, ma sconosco questa situazione che frequentava questo ufficio pure. Abbiamo poi la Tasso Gabriella che dichiara in via Larga 16. Ho visto anche tale signor Alberti, che poi ho appreso essere Gerlando Alberti, e sul giornale ho letto essere soprannominato Upaccarè. Ah sì, e allora ora mi ricordo, questo era un ufficio dove mio nipote ci faceva l'autista col camion. Suo nipote, come sì. Si chiamava? Alberti Giovanni, faceva il camionista. Sì, suo nipote. E lei aveva motivo di frequentarlo? Ma forse per andare a trovare mio nipote, perché non c'era motivo per niente. Scusi. Latte, io tessuti vendevo, capito? Questa è la circostanza. Secondo le dichiarazioni che sono agli atti, le persone che frequentavano questi uffici arrivavano, si appartavano in un locale e lì facevano delle riunioni fra di loro. Questo era il... Ma io sconosco. Sono le dichiarazioni di Fragomeni, l'ha mai conosciuto? Mai conosciuto. Il quale dice che in passato mi sono occupato del traffico di sostanze stupefacenti, precisamente di cocaina, mai di eroina. Mi occupavo dello spaccio di cocaina nella piazza di Torino e Brescia e la vendevo ad altri trafficanti, trattando partite di circa 50 o 100 grammi per volta. Tuttavia, una volta nel 1979 mi è capitato di recarmi a Milano. Lei era a Milano in quel periodo, nel 79? Nel 1979, sì. Mi è capitato di recarmi a Milano insieme con il mio amico Borgna Paolo, successivamente assassinato, e con Guccione Emilio, attualmente fuggito in Francia, Marsiglia, per evitare di espiare la condanna a 4 anni di reclusione, eccetera, eccetera. Con i predetti mi sono recato in un ristorante con annesso giardino, sita nella zona centrale di Milano. Ivi due mi dissero che dovevano fare un carico di roba che dovevano acquistare da tali fidanzati e Gerlando Alberti.
che mi riferirono essere i capi assoluti di tale commercio. Infatti i predetti, cioè tale fidanzati e tale Alberti, giunsero nel ristorante dove pranzammo tutti assieme. Al termine del pranzo tutti quanti, guidati dal fidanzati e dall'Alberti, che ci precedevano a bordo di una A112, ci recammo in un altro bar al centro di Milano, da dove il fidanzato telefonò a qualcuno che ci raggiunse al bar dove ci trovavamo. A tal punto il fidanzato e l'Alberti ci salutarono e se ne andarono. Lei ha ricordo di questo incontro, di queste circostanze? Ma poi questo non mi meraviglia neanche, perché questo è un pentito che fa, non solo chiama le persone per ricatto e poi ci manda, va bene, per avere soldi. Lei ha ricevuto richieste di soldi da questo pentito? No, io no, ma io ho letto sui giornali, va bene, che fa questo, chiama le persone, va bene, e poi ci manda per soldi. Questo. Comunque lei... è un ricattatore, niente altro. Perché... ma lei perché questo nomignolo, da che cosa deriva questo Baccarè? Perché... Che significato ero ha? Sempre piccolo questo, non crescevo mai, va bene. Buon'anima di mia madre, quando era piccolo, così mi ha messo... Baccarè. Piccolo. Ma come significato proprio della parola, non significa piccolo. Piccolo? Baccarè. Non cresceva mai, tardavo, va bene, questo. Senta, ha conosciuto un tale Messina Gaetano, nato a Giarre, Catania, residente a Fuscaldo Marina, in provincia di Cosenza? No, non lo conosco. Non lo conosco. Secondo Pastura Alfonso, appunto, e non Alfredo. Il Messina avrebbe detto al Pastura, appunto, che uno dei capi titolari dei laboratori era Salvatore Grano, e mi disse anche che mi avrebbe fatto mettere in contatto a Palermo con un altro capo, soprannominato Upaccarè. Quindi lei Messina non lo conosce? No, non lo conosco per niente. I fratelli Grado li non lo conosce? Proprio... Fratelli Grado li conosce? Come? Fratelli Grado. No, non li conosco. C'è la dichiarazione pure di Totta che avrebbe saputo dai fratelli Grado che conoscevano. No, non li conosco. Anche lei. Anche Giuseppe Di Cristina, che è indicato come capomafia di Riesi, che poi fu ucciso. Nel corso di alcune conversazioni col capitano Pettinato, che poi ha reso una deposizione al riguardo, l'ha indicato come un esponente dell'ala moderata dell'associazione mafiosa, insieme a Tano Badalamenti e Salvatore Greco, detto Cicchiteddu, di cui è anche Rosario Di Maggio. Vedi, io a questo Di Cristina l'ho conosciuto qua in carcere. Da quando lui è uscito poi non l'ho visto più. Vabbè, perciò... non ha avuto mai contatti con me, di dove mi conosce, perché mi ha visto qua in carcere. Come vuol dire se sono un esponente o un mafioso, quando non lo sono? Ma questo nel 1978, perché poi Di Cristina, come lei sa, fu ucciso, glielo ho detto. Quindi lei l'ha visto in carcere, sì, l'ha conosciuto in carcere. Sì, eravamo nello stesso processo, nei 114. Nel processo dei 114? Sì, sì. E non ha avuto mai contatti con lui? No, mai, fuori non ho avuto mai contatti di vederlo. Rosario Di Maggio lo conosce, mi sembra. Rosario Di Maggio? Ha mai conosciuto? No, non lo conosco. Come qua c'è? Senta, anche Leonardo Vitale in passato aveva parlato di lei come subordinato a Pippo Calò. Lei ha subito un processo per queste dichiarazioni di Vitale? No, io ero in carcere quando... Senta, Vernengo Antonino, chiamato Nino Udduturi, l'ha conosciuto lei? No, mai conosciuto. Perché Calzetta Stefano, nelle sue dichiarazioni, dice che la raffineria di via Messina Marine, scoperta dai carabinieri, apparteneva a tutte le famiglie vincenti di mafia, anche se era gestita direttamente dai Vernengo, e che il chimico diretto alla raffineria, Vernengo Antonino, che tutti chiamavano Nino Dottori, perché aveva studiato chimica, in particolare
costui si era impadronito del brevetto di raffinazione insegnatogli dai chimici francesi coinvolti nella raffineria di Gerlando Alberti, scoperta a Sant'Onofrio. Non lo conosco. Già, ha negato completamente. Sì. Però questa è calzetta che come fondo. No, non conosco né calzetta neanche per niente. Ma per questa raffineria lei che è stato condannato? Sì, sono stato condannato. Ma che... A quanto? Che condanna ha riportato? Ho preso 18 anni e mezzo. E definitiva? Sì, definitiva. Senza esserci niente, va bene. Parlo di raffineria, ma senza aver trovato niente. Allora, siccome hanno condannato Alberti, non la raffineria, perché la raffineria non esiste. Quei chimici francesi che c'erano, lei non li conosceva? No, non è che furono arrestati con me. L'hanno messo che erano arrestati, sì, ma non... Lei è stato a Volterra? Sì. E lì qualcuno dice che lei aveva un grande prestigio quando è arrivato. Da che cosa può derivare questa sensazione? A Volterra? Sì. Prestigio di chi? All'interno del carcere, lei godeva di grande... All'interno del carcere sto a cella solo, sono messo a cella solo, va bene. E sono stato sempre solo, perciò quale prestigio... Ma lei qua, Lucciardone, che era nell'infermeria quando è stato insieme con Buscetta? Sì, quando... sono stato qua, quando c'era Buscetta ero pure all'infermeria io. Ma perché? Che era malato? Sì. Di che cosa soffriva? E aveva una tubercolosi renale. Salvatore Ugone l'ha conosciuto? No. E Melluso? No, non lo conosco. Melluso dice nelle sue dichiarazioni: conosco anche personalmente Buscetta Tommaso e Gerlando Alberti. Io personalmente non lo conosco. Lui mi può conoscere a me soltanto per fotografie. Forse è in carcere. Alberti Gerlando dice: l'ho conosciuto in stato di libertà e precisamente a Quarto Oggiaro, nei pressi di Milano. Lei non c'è stato mai? No, mai. Chi lo dice questo? E si appoggiava a tale Don Nofrio, un palermitano che era residente in quella zona. Chi è questo? Lo sconosco. Dice anche il Melluso. Melluso questo? Che con l'Alberti ho avuto soltanto una conoscenza superficiale, ma sapevo che si occupava di droga e di sequestri di persone, come appresi da tale Ugone Salvatore, con il quale era amico. L'Alberti mi fu indicato come uno dei capi delle organizzazioni mafiose. Ma chi lo conosce questo? Non conosce né Melluso né Ugone. Nessuno dei due. A Quarto Giaro di Milanese? No, non c'è. non è il rione mio Quarto Giaro. Senta, lei ha subito un'aggressione in carcere, o no? Ma quando è caduto? Sì, sono caduto, perché mi hanno tirato il sangue lo stesso giorno. Le hanno tirato? Il sangue e la pressione mi è calata a 65. Questo, e hanno parlato di aggressione, ma quale aggressione? E che lesioni ha riportato? Niente, non ho portato niente. È stato redatto un referto, non le hanno riscontrato delle lesioni? No, quale lesione? Siccome mentre salivo le scale, vabbè, c'era la cesta del pane, va bene, mi sono venute dei vertigini, va bene, e mi sono graffiato un po' qua. Lo zigomo. E sbattendo contro che cosa? La cesta del pane c'era, la cesta di pane di plastica. Coniglio dà una versione diversa. Coniglio? Chi è questo Coniglio? Un altro di quelle persone che parlano di lei. Ma chi lo fa?
Buscetta, lei dice che da Buscetta, che a Buscetta ha fatto solo le cortesie. Ci può dire quali sono queste cortesie che ha fatto a Buscetta? Le cortesie, ci trovavamo qua in carcere, oppure era a Milano, venivano a Milano, va bene, li accompagnavo come le ho accompagnate a mangiare, come le ho accompagnate per andare all'autostrada, queste sono le cose. Nel periodo che si trovava latitante. E scusa, mi mettevo in condizione di farmi arrestare pure io, che quando fu che ci hanno fermato, per fortuna, va bene, ci hanno rilasciato dopo aver controllato i documenti. Senta, Buscetta la colloca nella famiglia di sua pertinenza, cioè Portanova, come consigliere. Ma che cosa? Io sconosco queste cose. E il capo di questa famiglia era Pippo Calò, secondo Ma me. Ma io sconosco completamente queste cose, signor Presidente. Sono tutte fantasie diaboliche di Buscetta. Lei ha subito un'incriminazione o comunque delle indagini per quanto riguarda l'omicidio Scaglione? No, mai niente. Si è mai lamentato che questo omicidio è stato commesso in una certa zona? Lamentato di chi? Secondo Buscetta lei si sarebbe estremamente adirato nei confronti di coloro che avevano deciso tale omicidio, consumato nei pressi di casa sua, mettendolo nei guai sia lei che i suoi familiari e tutti gli abitanti della zona. Ma scusi, ma anzitutto io stavo a Milano. No, all'epoca dell'omicidio. Come? 1981, no? Omicidio Scaglione? 71, no? Io stavo a Milano, io sto a Milano. A Milano. Da quando è che è a Milano lei? Dal 68, che abita a Milano. Perciò quale. Sotto altro versi Buscetta dice: faccio presente che l'Alberti è stato sopravvalutato sia dalle forze di polizia e sia dalla stessa organizzazione mafiosa. Intendo dire cioè che l'Alberti non è stato mai un killer né un violento, anche se un uomo d'onore di un certo rilievo. Io sconosco tutto. Questa parte che cosa, ha ragione o Buscetta? No, ma ha ragione di che cosa? Io sconosco tutto, io non sono né associato, né sono mafioso né niente. Va bene, sono uno che quando era fuori lavoravo per guadagnare va bene il pane e niente altro. Vabbè, la polizia si è fatto questo convincimento di me, che cosa posso fare? Vuol dire che disgrazia che porto di Buscetta sotto. Riferisce anche che quando lei è stato arrestato nell'agosto 1980 egli si trovava a Roma con Pippo Calò e proprio quest'ultimo, cioè quello che vi è indicato il caso.